Napoli è la mia seconda casa a cui dedicherò ogni energia lavorando con impegno e trasparenza, così il generale di divisione Fabrizio Carrarini si è insediato oggi al comando della Guardia di Finanza della Campania nella cerimonia di avvicendamento al comando con il generale di divisione Nunzio Antonio Ferla che dopo 2 anni a Napoli si trasferisce a Roma come direttore della direzione investigativa antimafia. A salutare l'avvicendamento il generale Domenico Minervini, comandante interregionale dell'Italia meridionale. Come ho detto nella mia piccola introduzione, questo significa ricambio continuo. La Guardia di Finanza è una delle poche amministrazioni ancora vigenti che impone l'estrema ricambio dei suoi dirigenti e questo naturalmente porta arricchimento sia ai singoli che all'amministrazione, perché soltanto da ricambio nasce la vita e il nuovo. Generale, un bilancio del suo lavoro qui a Napoli. Beh, un bilancio, posso dire che è stato un bilancio sicuramente da riavere, ma è stato un bilancio positivo. Sono stati anni anche duri di lavoro, di fatica, ma sono stati anche anni di grandi soddisfazioni personali. Lascio la Campania, lascio veramente una macchina rodata e affinata nelle attività investigative. E soprattutto lascio un ambiente che penso che è stato molto favorevole sia a livello istituzionale sia a livello di entusiasmo collettivo. Come si prepara ad affrontare la nuova sfida? Beh, la preparazione deriva dall'esperienza personale, individuale di ciascuno. Questa è certamente un'esperienza che mi è servita e mi servirà per affrontare il nuovo incarico, così come è stata la mia precedente esperienza a Palermo come comandante provinciale. La metterò a disposizione di questa nuova istituzione alla quale credo moltissimo. Ecco, il suo successore non ha voluto rilasciare dichiarazioni perché giustamente, essendosi insediato questa mattina, vuole approfondire altre tematiche e altri argomenti in un futuro. Può parlarci un poco lei di lui, del generale? Il generale Carrarini lo conoscete, è un ufficiale di grande professionalità, di grande umanità. Credo che sia l'uomo giusto al posto giusto.